apre domani, sabato mattina, dalle ore 10, la personale dell'artista Bruno Lucchi, un artista trentino che da anni ospito del mio spazio, un artista molto importante che onora Clusone della sua presenza e anche il mio spazio. Sono tante le cose che vengono messe in questa mostra, non soltanto sculture, ma anche disegni e progetti. Perciò chi verrà a visitarla vedrà un artista a tutto tondo, non soltanto una scultura in bronzo, ma anche sculture in terracotta e cose veramente interessanti, delle piccole formelle. Ma io penso che meglio dell'artista nessuno possa spiegare le sue opere. Vi ricordo solo che si riapre, come ho detto, l'11 luglio e termina il 30 agosto. Gli orari di apertura sono tutti i giorni, 10, 12 e 30, 16, 19 e 30, chiuso il mercoledì. Vi aspetto tutti. In questa mostra ho pensato di portare, visto che oramai a Clusone non è la prima esposizione che faccio da Franca Pezzoli, ho pensato di portare praticamente quasi tutto il mio lavoro, partendo dalle mie primissime formelle in terracotta con dei paesaggi astratti, portando chiaramente le mie figure classiche, sia in bronzo che in terracotta patinata. E l'ultimo personaggio che sono le perle. E qui ho portato proprio gli ultimissimi bronzi e questa è la prima mostra in cui vengono esposti. Ero riuscito a farli prima di dicembre, ma poi, causa le circostanze e l'accaduto, non sono potute mai uscire dallo studio. Bruno, hai portato dei pezzi molto interessanti perché sono stati pubblicati su due cataloghi che ha fatto in Trentino molto parlare di te, sia l'esposizione del Muse, sia alla mostra Alevico Terme che ricordava i 100 anni della Prima Guerra Mondiale. Vuoi parlarci di due di questi pezzi? Certo, di volentieri. Abbiamo prima di tutto l'oracolo che rappresenta il personaggio che conosce il futuro ma anche il passato. E questo pezzo fa parte della grande installazione che ho fatto davanti al Muse nella piscina del museo. E loro sorgevano dall'acqua e erano un gruppo di 35 esemplari. E poi l'altra cosa importante è la mia ultima grossa mostra fatta proprio per la fine del centenario della guerra mondiale, un omaggio che ho voluto fare sia a chi ha perso la vita in questa guerra, ma soprattutto al soldato poeta Giuseppe Ungaretti. E la mostra aveva un filo conduttore che erano le poesie di Ungaretti che ci hanno accompagnato e hanno accompagnato i visitatori in tutto il percorso. Questa mostra è stata fatta in un forte austro-ungarico, appena restaurato dalla provincia di Trento e che è tuttora visitabile. È una mostra che è durata un anno e il risultato è stato un bellissimo libro catalogo. Lo chiamo libro proprio perché è pieno di testi che raccontano la storia del conflitto mondiale.